Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare, qua, dove non fui mai. Ed eccomi qua, a raccontare cosa successe dopo che Micol, disperata, confessò alla mamma e al babbo che aveva un gatto vivo nella pancia. Anna Maria. È già sveglio. Ho fatto l'orientamento notturno. No, non ti girare, non ti voltare, per favore. Non pensavo ci fosse già gente a quest'ora. Che succede, Agostino? Niente. Non riuscivo a dormire. Beh, se è per quello, per me è una costante. Problemi con Micol, vero? Che è stato quello svenimento? No, non mi guardare. Io soffro di alopecia nervosa. Non è cancro, non si attacca. Non è nulla. Quale svenimento? A scuola. Secondo me dovreste preoccuparvi. C'è sempre da preoccuparsi se un figlio sviene così, se nascondono qualcosa. Nascondono tutti qualcosa. C'è un musino così strano. Non è che si droga. No. Nicola sconvolto. Incinta. Vuole emulare la sua mamma. È bello. Agostino, in fondo è bello. Io ho 44 anni. La mia figliola preferirebbe emulare un accesso dentale. Ehi, come stai? Non ne so, che ore sono? Non saranno le 11. Stamattina è venuta Valeria a prenderti, non ti ha voluto svegliare. Le ho detto che ti sei influenzata la festa. Come stai? Come 8 secondi fa, mamma. Papà? Non mi parla. Ma perché non mi dici chi è? Perché non voglio che quello lo sappia. Voglio tenere il segreto, posso? Posso non essere asfissiata che già soffoco di mio? Calma. Come stai? E tre. Uguale, mamma, uguale. Mamma, ho fame. Ho una fame mostruosa. Bene. Io zero. Devi mangiare per tre. Me, te... Piccione. Ti faccio una bella cocca. Mm-hmm. Sai cucinare questo complicato piatto? Pronto. Fatela seguire da Ribaudo. È il primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale. Come
Come fa a saperlo? Che domanda cretina. Ho già preso l'appuntamento. Ho fatto nascere tutti i miei figli lì. Va bene, parlerò ad Emma. Ah, mi raccomando, chiamami dopo la visita. Tanto Emma non lo farà mai. Gian Pietro. Sì. Adesso capisco come si è sentito. Non credo. Siamo troppo diversi.